buonasera. Teletona 2022. Chiedo scusa. Signori, buonasera. Così fai papà. Noi anche quest'anno siamo presenti sul territorio con questa nostra bella iniziativa di Teletona 2022. Dobbiamo ringraziare, prima dei nostri lavori, dobbiamo ringraziare il padrone di casa, il presidente del Circolo Unione, che sempre così gentile, eppure stavolta ha messo a disposizione il suo circolo, e gli passo un po' il microfono proprio per avere i saluti. No, innanzitutto, buonasera, io poi padrone di casa relativamente, sapete tutti che questi sono locali della diocesi di Lucera Troia, faccio solo la premessa che per noi è sempre un piacere quando ci sono iniziative di questo genere, di carattere sociale, anche di carattere organizzativo, affinché ci vedano coinvolti indirettamente o direttamente. Da un po' di tempo a questa parte le iniziative sono sempre ben viste, perché mi pare, vedo anche qui delle ballerine che la sera vengono a prepararsi per questo grande evento. Io dico, vi lascio augurandomi davvero che sia un successo. L'anno scorso eravamo in un periodo molto incerto, mi pare, quest'anno mi pare che le cose siano messe meglio, quindi che ci sia una bella serata l'11 di dicembre, mi pare, affinché le contribuzioni, come già l'anno scorso, possano avere un bel risultato e fare in modo che la ricerca, specialmente per questo tipo di malattie, sia davvero la possibilità di recuperare quello che poi per tante persone non può essere visto in maniera molto degna. Io vi ringrazio di essere qui presente, naturalmente, e buoni lavori e buona presentazione dell'evento. Grazie Silvio, grazie Presidente. A me l'onere di raccontarvi un po' quest'anno come va. Ma raccontare vuole significare 5-6 minuti, abbiamo i tempi. Quest'anno ci siamo dati una tempistica su tutte le nostre manifestazioni. Quindi per coloro i quali hanno qualche remora sul palazzetto, soprattutto dello sport, perché gli altri anni siamo stati un po' lunghi, quest'anno saremo più corti. Vero? I due, loro sono. Sicuramente, tagliamo tutto quello che si perde. Perfetto. Bene, signori. Ricerca, che parola bella, che parola grossa. Della ricerca hanno bisogno i piccoli, hanno bisogno i grandi, hanno bisogno gli anziani, abbiamo bisogno tutti della ricerca. Solo se ci soffermiamo nel veloce cammino che tutti noi pratichiamo giorno per giorno e andiamo a valutare quanto denaro spendiamo inutilmente per le cose inutili e quanto poco denaro investiamo nella ricerca, che poi serve a noi tutti, a tutti ci serve la ricerca. Non è un qualcosa del vicino di casa, no, serve a tutti la ricerca. Solo se la ricerca produce effetti, noi ne potremmo avere dei benefici. Quindi ricerca. Bene, 2022, noi ormai siamo arrivati alla nona edizione, parliamo di 7 perché tu conti solamente ballando con le stelle, ma noi eravamo partiti già 2 anni prima, quindi è la nona edizione questa di Teletona Lucera, ballando con le stelle, è la 7ª perché siamo partiti 2 anni dopo. Non so se ricordate, noi abbiamo fatto anche le maratonine, scuola, perché io avevo i contatti con la scuola e quindi la scuola veniva coinvolta in quel contesto lì, nel centro storico. E ogni volta che mi presentavo su ai vigili urbani, tutti quanti facevano finta di girarsi, perché dovevamo fare servizio di assistenza, di incroci, perché lo facevamo nel centro storico. Bene, sono passati quei tempi, probabilmente ci ritorneremo a scuola. L'anno scorso l'avevamo anche programmato, ma l'abbiamo poi evitato perché nelle scuole non ci facevano entrare. Quest'anno abbiamo lasciato perdere, speriamo che va via completamente questo Covid e quindi possiamo riprendere i contatti scolastici, che sono molto ma molto importanti. Un paio di anni abbiamo fatto una iniziativa, oltre alla paratorina, anche il corri a donare nelle classi, avevamo portato i salvadanaio nelle classi e ogni bimbo la mattina portava il soldino e recuperava parecchi soldi. Qui adesso non vedo Maria Rosaria, non ci sta. Ciro, Maria Rosaria, ci sta. Maria Rosaria non c'è. Maria Rosaria è una di quelle che aveva il compito quell'anno di rompere i salvadanaio e di contare tutti questi soldi, parecchi soldi. Detto questo, il format è più o meno lo stesso. Ci siamo, oltre ai consueti promotori che stanno con me e che sono
vedo Ciro qua, ci manca Rosaria, e ci sta Nando Carrescia, Melina De Troia, che hanno dei compiti specifici, poi vi dico che cosa dei compiti. Ci sta Lino Di Muro, ci sta Pina D'Amico, manca mia moglie perché è andata a fare una lezioncina, mia moglie ha la passione del pianoforte, una lezioncina di pianola alla nipote Eleonora insieme alla figlia di questo giovanotto, perché li dobbiamo fare esordire il giorno che faremo il pranzo su da Sandros, devono esordire sulla pianola. E in quella giornata avremo anche il piacere di ascoltare uno dei migliori violinisti di Lucera. Si chiama Fabrizio Rongioletti, che dovrebbe stare con noi. Lui adesso sta cercando di fare gruppo, se no altrimenti verrà da solo. Vi ho anticipato già questo. Quindi a questi però abbiamo aggiunto altri amici che si sono offerti. Abbiamo qui il maresciallo Giuseppe Padovano, che ce l'abbiamo presente. Abbiamo Angelica, questa bella signora bionda, vedete, alza la manina, perfetto, sta ancora. Abbiamo Michele Pellitti, che non vedo stasera, è sempre il solito tesoriere, quest'anno ti abbiamo liberato da tesoriere, Carolina, abbiamo preso un bancario, che ha detto che lui i soldi li fa crescere, e quindi ci interessa più. C'è Marco, non lo vedo neanche, ma quello lavora. Ah, sta fuori, va bene. Queste sono le new entry, quindi che ci darà, io parlo di promotori, gruppo che lavora assiduamente. Tutto poi ruota intorno alle associazioni. Le associazioni Lucere ne abbiamo, tante, l'anno scorso già ne erano abbastanza, mi hanno dato l'ok tutte dell'anno scorso, adesso diciamo non le voglio menzionare tutte perché ne sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, forse perdiamo tempo. Abbiamo i grandi sostenitori e quest'anno per i grandi sostenitori intendiamo questo messaggio che io do alle grandi aziende di Lucera. Dico loro che Telethon può ricevere anche direttamente con bonifico la somma, e questa somma è completamente detraibile per queste imprese. Certamente non facciamo il bonifico di 50 euro, di 100 euro, sono delle somme consistenti. L'anno scorso ci hanno aiutato molto per arrivare a quella somma di 9.000 e passa euro. Non è facile raccogliere 9.000 euro. Speriamo di avere con noi altre due grandi sostenitori, poi tanto li vedrete sui manifesti chi sono i sostenitori. Quando vedete i cerchietti più grandi sono grandi sostenitori, i cerchietti più piccoli sono piccoli sostenitori, ma tutti i sostenitori e tutte le associazioni. I quattro appuntamenti che abbiamo, partiamo con il pranzo di domenica 4 da Sandros, al ristorante di Circelli, Alessandro. In questa comunicazione vanno detto anche un po' di particolari. Pagheremo 28 euro, 18 euro lo prende il ristoratore e 10 euro viene accantonato per tempo. Qualcuno mi dice, ma l'anno scorso siamo andati là, non potevamo cambiare. Io sfido chiunque ci fa mangiare con 18 euro in questi periodi, che solamente per tenere accese e riscaldare non so quanti soldi vanno via. Quindi siamo ritornati sulla stessa location. In quella circostanza, come dicevo prima, abbiamo queste particolari esibizioni. Poi abbiamo un torneo di burracolo che è animato dalla nostra amica collaboratrice che è la professoressa Melina De Troia, che lei non c'ha bisogno del contapasse perché ogni mattina come esce di casa automaticamente il contapasse viene azzerato e esce già 10.000 passi, gli fa così in bocca, è vero Melina? O sono pochi, diciamo. Abbastanza, pochi. Torneo di burraco che sarà, lei è l'animatrice, ma la direzione tecnica la abbiamo affidata a Bartolo, che sta in giro, Bartolo Paradiso, e la faremo al padre Giuseppini, all'opera. Lì c'è lo spazio, lì sono i tavolini, insomma, pensiamo di fare almeno 20 tavoli, 80 persone.
Tutti questi sono poi soldi dei venti accamparati, logicamente. Poi abbiamo un bel torneo di padel. Padel è la novità, i giovani, le giovani coppie, qualcuno che ha reminiscenze sportive, adesso si sta avvicinando al padel, chi ha giochicchiato un po' a tennis, chi ha giochicchiato altro, adesso giocano a padel, perché unisce, si gioca a coppia, unisce la famiglia, si uniscono i fidanzati, anzi, devo dire che a noi è capitato, si sono riuniti due, che erano fidanzati, poi non più, adesso sono riuniti, giocando a padel. Anche questa è una funzione particolare. Non sappiamo però se qualcuno che è unito giocando a padel, questo non lo sappiamo. Noi abbiamo due campi e a questo punto voglio ringraziare mio figlio Francesco, Biagio Pio, il nipote, l'altro nipote Alessandro e Ludovico che stanno a disposizione per questo. E questo dura dal 28 di novembre fino al 10 di dicembre, un po' di giorni. Le persone vanno a giocare, pagano la metà della quota, che normalmente si paga 10 euro, pagano 5 euro e tutte le 5 euro vanno accantonate per Telethon. Quindi al centro non resta niente, solo la disponibilità dell'impianto. Poi abbiamo la serata importante, diciamo noi, ballando con le stelle. E su questo poi si soffermeranno gli amici ancora per qualche minuto, al palazzetto dello sport, il format è lo stesso. Non mi soffermo per niente perché loro le notizie ce le daranno loro. Tutto questo poi finirà in una manifestazione finale che stiamo decidendo e nel frattempo stiamo organizzando, non l'abbiamo messo nel programma ancora, uno spettacolo al Garibaldi. Lo stiamo cercando di arricchire questo spettacolo. Non è facile il periodo natalizio fare queste cose. La Melina ci sta lavorando sopra. Non è che sta facendo Milina, sta facendo la direttrice, si sta organizzando. Il Nando Carrecci ha un compito particolare perché lui controllerà tutti i biglietti, diciamo, d'ingresso. Non è che controlla i biglietti, controlla tutti quelli che devono pagare al palazzetto dello sport, perché c'è tanta gente che viene al palazzetto, non ha il biglietto, lo acquista là e prende posto. Bene, dei biglietti un cenno. Ci sono, abbiamo dei blocchetti, ci sono i biglietti per adulti, costano 10 euro, biglietto bambino costa 5 euro, biglietto generoso è a discrezione. Il blocchetto, se una persona lo vuole per intero, costa in poche parole 150 euro, il blocchetto, e sono 14 biglietti, 8 adulti, 4 bambini e 2 generosi. Poi abbiamo i cuori, saranno in vendita anche nei bar, chi li vuole li potrà ritirare alla Prologo, anzi ringrazio il Presidente, doveva venire stasera, non è arrivato, alla Prologo dove li potete ritirare. Veramente, ho parlato con il Presidente, ma sto rivolgendo a Pasqualino là, no Pasqualino è il figlio, mi ha dato l'autorizzazione di portarti dei cuori, probabilmente i soci potrebbero diciamo prenderli da te direttamente. Bene, io mi fermo, 8 meno un quarto dobbiamo andare via. Chi parla per primo? Raffaele. Prego. Buonasera a tutti, intanto grazie per essere intervenuti, ringraziamo Silvio, patron del Circolo Unione e soprattutto Biagio Russo che è patron della manifestazione Telethon 2022-2023. Niente, allora io mi soffermo al lato 2022. Però noi ci affacciamo con Telethon nel 2023 perché nel 2023 che avremo il pagamento, Carlo. Sono preciso. Lui mi sottolinea sempre. Troppo semplice. Allora, bravissimo. Intanto difficilmente sbaglio. Criticavi quelli seri che non fatti video seri. Va bene, intanto grazie. Guarda, con questo grande sorriso accolgo la presenza di tutti i nostri gentili ospiti. Niente, allora, settima edizione di Ballando con le stelle, chiaramente sapete già che ci muoviamo sulla falsa riga di quello che è il format principale, quello televisivo. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di avere 10 stelle e 10 maestri, quest'anno abbiamo ripreso un po' la vecchia organizzazione che puntavamo ad avere le tre squadre, la bianca, la rossa e la verde. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo 15 maestri e 15 stelle suddivise in tre squadre.
Abbiamo aggiunto quest'anno come novità anche tre discipline diverse della danza sportiva e non. Questa è l'hip hop e la ginnastica ritmica con la professoressa Desio. Niente, avremo in più, così come prevede il format principale di Ballando, anche la stella per una notte. Questo poi lo diremo più là perché sarà a sorpresa. Intanto noi questa sera abbiamo la presenza di alcune stelle, ne cito giusto qualcuna. Abbiamo l'onore di avere Barbara Matera, onorevole europarlamentare. Abbiamo tra tutti anche Lucio Fares, ex presidente del Foggia Calcio, attrice non solo, Rosanna Postorino, e poi abbiamo ancora il consigliere Di Maio, abbiamo Francesco Lo Conte, che già l'anno scorso stavamo inseguendo, ma quest'anno ci ha dato l'onore di avere anche la sua presenza. Niente, cercheremo di diversificare nelle sfide le varie discipline che prevedono la danza sportiva, quindi cercheremo di girare un po' tra le danze caraibiche, il tango argentino, le danze latinoamericane, anche un po' di danze standard e liscio, quindi non ci faremo mancare assolutamente niente. Ringraziamo anche qualche maestro che questa sera, ultima ma non per tutti, la maestra Simona Gentile, il maestro Luca Biondi e chi ci sta più, facciamo un applauso. Saranno coinvolte alcune stelle della passata stagione, abbiamo Angelica e Vittoria che vedo ancora adesso, ecco lì l'altra stella Giambattista, non ti vedevo, era nascosta, e abbiamo anche quest'anno in rappresentanza del Circolo Unione Mario De Gennaro. Questi sono alcuni dei nomi citati che fanno parte un po' del cast di Ballando. Poi attraverso l'ufficio stampa guidato da Enza Gagliardi, che salutiamo questa sera, stanno girando delle videoclip, ma di tutto quello che è un po' la comunicazione io a questo punto lascio la parola a Carlo, quindi ci fermiamo qua e non svegliamo altro ancora. Grazie ancora per la vostra presenza. Grazie Raffaele per avermi lasciato 30 secondi, sarò velocissimo, meglio di Bonolis. Allora, il ringraziamento è doveroso a tutti e quest'anno spazieremo davvero in tante tipologie di stelle, per questo abbiamo fatto veramente un bel mix, per questo abbiamo dottori, abbiamo onorevoli, abbiamo quelli che avete già citato, forse c'è anche qualche comico in mezzo. Perdonami, no, li rubo soltanto un minuto, perché quest'anno la nostra struttura Ballando con le Stelle prevede anche un cast internazionale, perché abbiamo un rappresentante argentino. Lo stavo dicendo tu, ti ormai, però qui sei una stella. Il protagonismo peggio di me. Comunque diamo il benvenuto anche a Claudia Maldonado, argentina. Abbiamo preparato tutto il discorso per dire, siamo partiti da qui per arrivare lì, abbiamo sbarcato, siamo andati oltre confine. Comunque, bene. Le stelle tanto le state conoscendo, le state vedendo sui social, ne abbiamo pubblicate già tre quarti. E ragazzi, abbiamo un'altra grande sorpresa nella presentazione. Quest'anno avremo Francesca Cataparo, no scherzo, però giusto per rimanere in tema. No, quest'anno la presentazione sarà diversa. Come abbiamo nel format che diceva prima Raffaele, tre squadre, bianca, rossa e verde, come il nostro tricolore, avremo un presentatore. No, avremo una sorpresa davvero nella presentazione. Vi posso dire che... No, vi dico, ma è un minimo ve lo dico. C'è presenza qui di qualche, o di una, o di due, o di più presentatrici. Però lo scopriremo man mano. Abbiamo anche un'altra cosa divertente, che è la giuria. Io quelle due sono le cose che devo dire. La presentazione e la giuria. La giuria pure sarà simpatica, quest'anno forse due parole in più gliele diamo. Una ve la voglio spoilerare, è un illusionista,
È un illusionista di fama internazionale, con 9 Guinness dei primati, e state attenti perché o le fate voi stelle le magie, o ci penserà lui a farvele fare. E comunque davvero avremo un bel parterre in giuria. Ringrazio voi tutti per la partecipazione, ringrazio le stelle che sono messe in gioco, che non è semplice, sembra facile, ma alla fine comunque ci vuole impegno, ci vuole tempo da dedicare, e spero sempre che questo sia di sprono agli altri nel momento in cui poi vedono che il tutto riesce anche in maniera discreta. Noi tendiamo sempre poi a diventare il top del top, fino all'ultimo ci vedrete in televisione, più a lui che a me. E grazie, buona serata a tutti. Ti rubo soltanto un altro minuto, non dimentichiamoci che abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere e addirittura superare quello che è stato il risultato dello scorso anno. Abbiamo raggiunto la modica cifra di 9.000 euro, bonificato anche in tempo record, 30-60 giorni neanche. Quindi quest'anno un appello... Ancora con la paura del Covid addosso, l'anno scorso, quest'anno un po' meno. Quindi un valore aggiunto quest'anno. Quindi che sia da monito a tutte le stelle e ai maestri. È bello esibirsi, è bello anche farci conoscere, però dal momento in cui vi saranno consegnati i famosi tagliandini, abbiamo un obiettivo e ce lo dobbiamo prefissare e raggiungere, ed è quello di raggiungere almeno i 10.000 euro. L'anno scorso siamo stati la città che in provincia di Foggia ha raccolto più fondi, quest'anno non dobbiamo essere da meno, vero? Dire sì. Se non dovessimo raggiungere, Carlo Ventola col suo studio metterà la differenza. Va bene? Lo promette davanti a tutti. Grazie. Lino, ti hanno tolto questa soddisfazione di riempire quel vuoto qualora dovesse venire meno la somma, perché tu hai detto a me l'altra sera: non ci pensare più, vai avanti, tutto quello che manca ci penso io. Lo ricordi? Chiudo dicendo solamente, mi sono scordato di un amico che ultimamente non è stato con noi, ma è uno dei promotori, sta qui Mario Basile con la sua Teresa, che non c'è stasera qui. Bravo, bravo a rientrare, bravo Mario. Ok. Bene, ancora una notizia. Noi però abbiamo una cattiva abitudine, tutte le nostre riunioni finiscono non andare a luce, ma finiscono con qualche cosa che mangiamo. Ci spostiamo a Casanova adesso, andremo a distribuire i biglietti. Andremo a distribuire i cuori, vedete questi tre cuori, quest'anno sono ancora più belli. Distribuire i cuori, qualcuno che vuole anche le sciarpe, e poi consumeremo qualcosa. Ecco, mia moglie ha finito la lezione di pianoforte e è rientrata nel gruppo. Però adesso ti do il tempo di sedersi, perché poi dobbiamo dire che ce ne andiamo. Prego, accomoda. Spero la soddisfazione di... Benissimo. Nell'intervista che mi hanno fatto ho detto: siate generosi agli amici di Lucera in genere, siate generosi. Noi di Lucera, quando si parla di fare gruppo in rete, non siamo secondi a nessuno, spesso siamo un po' presi dagli individualismi e quant'altro, come tutte le altre comunità. Però Lucera Coia, quando si mette in movimento e viene sollecitato nel momento giusto e dalle persone giuste, quale il nostro gruppo di promotori, prende risultati. L'anno scorso l'abbiamo preso, quest'anno speriamo ancora di più. Quindi vi dicevo, i cuori per quelli che non si sposteranno adesso con noi a Casanova, o alla Prologo o qui, oppure, vedete, ci conoscete, quindi basta contattarci e vi diamo pure qui. Non ho capito. Sì, io ho detto però la circolonia, l'ho detto prima. Benissimo, grazie, il tempo, che ore sono? Un quarto. Perfetto, grazie, è finita, andiamo. Buonasera.